Cresce il disagio che solo una crisi economica così prolungata può mettere in luce. Sempre più persone non ce la fanno ad arrivare a fine mese e sono costrette a chiedere aiuto. A tendere la mano c'è spesso la comunità in cui si vive e dove operano realtà come la Caritas. I numeri di un comune come Cortona sono una cartina di tornasole da non sottovalutare, come ci conferma lo stesso Don Giancarlo Rappaccini, responsabile della Caritas locale. Ma ultimamente sono una settantina di famiglie che settimanalmente vengono. Vengono per le esigenze così alimentari. Generalmente diamo la pasta sufficiente per una settimana per i componenti della famiglia. A volte per vestiario, a volte anche per alimentare per i bambini neonati, perché ci sono alcune famiglie che hanno bambini e non sanno per i pannoloni, non so, pannolini come si chiamano, oppure anche per il latte, eccetera, e quindi diamo un po' di aiuto in questo senso qui, ecco. E se gli immigrati sono il numero più considerevole, crescono di misura anche le richieste di aiuto da parte di famiglie della zona. Vengono sempre intanto gli immigrati, questi immigrati che ora soffrono particolarmente perché non hanno lavoro e quindi si trovano a dover affrontare problematiche che prima non avevano, soprattutto vitto, pagamento di bollette, iscrizione dei ragazzi nella scuola, l'acquisto di libri per la scuola, eccetera. E poi abbiamo anche avuto in questo momento un aumento di richiesta di aiuto di persone italiane, anche abitanti del luogo, che hanno perso lavoro e vogliono essere in qualche modo aiutati. Persone che hanno perso anche la speranza nel futuro e hanno bisogno di essere ascoltati, perché vogliono ritrovare forse un senso da dare alla propria esistenza, riscoprire una speranza, un qualcosa. Ecco, per cui noi ci mettiamo a disposizione, io lo fo nel mio studio perché parecchie a volte si riguardano andare lì al centro di ascolto, quindi vengono qui e si guarda un pochino di dare una mano economica per quanto c'è possibile, perché le risorse purtroppo sono limitate per tutti, anche per noi. E poi anche un orientamento, siamo in contatto con i servizi sociali del comune, con la USL, con alcuni medici per dare un aiuto, con la farmacia perché possa in qualche modo anche venire incontro a esigenze immediate, poi con tutto quello che è in fondo la rete di rapporti, la rete di servizi del territorio. La Caritas cortonese oggi dispone di una serie di servizi importanti per tendere una mano sempre più concreta alle persone bisognose. E volevamo dare un segno di attenzione nei confronti dei poveri, di chi soffre problematiche particolari dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, lavorativo, e quindi abbiamo dato vita a un centro di ascolto che dovesse essere un pochino il segnale. Centro di ascolto che comprende non soltanto una sala dove la persona che chiede aiuto viene ascoltata, ma anche dotata di altre strutture per poter immediatamente venire incontro. Quindi abbiamo costituito un deposito di vestiari, un deposito di alimentari. Poi abbiamo anche voluto nella medesima struttura, che è nel centro di Cortona, abbiamo voluto anche costruire un piccolo appartamento per un custode, in modo che fosse sempre presente, anche per l'accoglienza. Poi un mini appartamento dotato di due stanze, cucina, camera con bagno, per le persone che hanno una immediata esigenza di poter avere un'abitazione a disposizione, perché magari sfrattate, eccetera, e poi anche un'altra piccola struttura per poter ospitare quelli che nella notte non hanno, soprattutto nell'inverno quando il freddo è veramente forte, quindi rigido, poter ospitare per la notte qualche persona che arriva dalla sera alle 8 alla mattina verso le 8, ecco.